Ciao e benvenuto su Ghera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e come avete visto dal titolo di questo video, oggi vi farò vedere la recensione delle Seiko SPBD C105, orologio di casa Seiko che riporta le linee di uno dei modelli più famosi ed importanti di casa Seiko, ovvero il 62 Mass, uno skin diver anche dalle misure decisamente più contenute rispetto a questo, che rivede il design di quei tempi e lo aggiorna con delle misure più importanti, arrivando a 40,5 mm rispetto ai 37 circa del suo predecessore, e però riesce a donare quel tocco di, diciamo così, eccezionalità e di, non saprei come definirlo, però durante la recensione che state per vedere e che vi racconterò in maniera un po' più dettagliata che cosa ne penso, le caratteristiche, vedrete le riprese, vedrete un po' tutto, compreso il fondello. Che cosa vedrete? Vedrete che ci sono indubbiamente delle cose, degli aspetti negativi, oggettivi sull'orologio, o comunque che potevano essere fatti meglio da casa Seiko. Ma una volta che uno mette tutto insieme, io arrivo alle stesse conclusioni a cui arriva anche Marco Branca, ovvero che trovi un difetto, trovi questo, trovi quest'altro, ma nell'insieme l'orologio è estremamente ben riuscito. E quando lo mettete al polso, pensate una cosa che per me, che io lo dico, io sono un appassionato di orologi, non sono un esperto. Per un appassionato di orologi che guarda principalmente la bellezza di quello che è un segnatempo, che uno al suo polso lo guarda e dice: caspita, quanto è figo questo orologio. Detto questo, mettendo da parte, diciamo così, questa parte, poi uno cerca di guardare a certi aspetti e cerca anche di dire un po' che cosa ne pensa di certe scelte stilistiche che sono state fatte e che cosa ne penso. Cosa ne penso io? Quello che è il mio giudizio e il mio pensiero, che è assolutamente, diciamo così, criticabile, ma è il mio gusto. Se volete guardare il video e partecipare poi alla discussione, ben venga, ma come dire, non esiste nessuno che ha la certezza infusa su tutto. Bando alle ciance, guardiamo la video recensione e ci vediamo qua per le conclusioni finali. È la prima volta, da quando ho iniziato per gioco a fare video qui su YouTube, che sono in difficoltà nel dare un giudizio su di un modello. Dovrei dirlo in fondo al video, è vero, ma questo orologio mette insieme per me una bellezza unica, un richiamo storico importante e allo stesso tempo dei difetti che non si possono tralasciare. Mi direte poi voi nei commenti cosa ne pensate dell'orologio, che mettendo insieme comunque pregi e difetti, reputo un orologio che ricomprerei domani. Partiamo dalle origini. Il Seiko SBDC105, protagonista di questa recensione, è una delle quattro versioni proposte dalla casa giapponese per celebrare un modello a dir poco iconico che usciva nel 1965, il Diver 62 Mass, referenza 62-17-8001. Un diametro di 37 mm per un modello che ancora oggi è agognato dai collezionisti di tutto il mondo. Il motivo? Questo skin diver rappresenta il primo orologio subacqueo di casa Seiko, e se a questo aggiungiamo l'importanza e la ricercatezza che questa tipologia di orologi sta avendo negli ultimi anni, capiamo anche il perché di questa crescente ricerca di questi modelli e anche del conseguente prezzo. Torniamo però ai nostri giorni, come direbbe Carlo Lucarelli, più precisamente al 2020, e guardiamo le misure di questo orologio. No, non sono pazzo, 2020 è la data in cui questo orologio è uscito. Una cassa che è aggiornata alle misure contemporanee e che abbandona i 37 mm per diventare di 40,5, 13,7 di spessore e 46,5 distanza da ansa a ansa. Devo dirlo, indossandolo, le anse molto allungate non me l'hanno fatto apprezzare al 100% per un polso piccolo come il mio. Fosse già stato il mio polso da 17 cm, forse l'effetto sarebbe stato diverso. La corona, senza spallette, rigorosamente a vite, è ineccepibile nell'azionamento e nel caricamento, grazie anche alla zigrinatura che rende molto comodo il suo utilizzo. Come ho già detto nel video di unboxing, seppur richiami lo stile di un tempo,
Così come sono state riviste le misure, sarebbe stato interessante valutare anche una lavorazione sulla corona. In generale, nei modelli sotto i 1000 euro, questo elemento in casa Seco non viene quasi mai valorizzato a dovere. Come mai? Troppa fedeltà al passato? Boh, andiamo avanti e guardiamo il cinturino che mi ha colpito davvero molto. La versione con bracciale in acciaio è assolutamente ottima e di grande qualità, ma devo dirlo, quella con il bracciale in gomma la ritengo più interessante. Il risultato finale, dal punto di vista estetico, mi convince di più. Non solo. Sarà una sciocchezza, ma ho apprezzato molto che al di là della gomma ci sia anche un passante in metallo con il logo Seiko, scritto ovviamente. Sul fondello c'è l'onda di casa Seiko utilizzata per i diver che hanno almeno 200 metri di resistenza all'acqua, subacquei certificati ISO. L'onda in questione, un'onda tipo tsunami, si crede sia basata sul famoso quadro giapponese La Grande Onda di Kanagawa. Su questo non ci sono però prove o evidenze. Anzi, pare che questa non sia un'associazione corretta. In Giappone ci sono nomi diversi a seconda della tipologia di onda, ed in particolare quella dipinta nella grande onda al largo di Kanagawa di Hokusai è un'onda anomala chiamata Okinami, mentre quella sui fondelli Seiko, come già detto poc'anzi, è uno tsunami. Se a questo si aggiunge il fatto che nella stilizzazione eventuale del dipinto mancano elementi fondamentali come il Monte Fuji, insomma, prove che si tratti di quel dipinto non ce ne sono. Pare sia solo un'ispirazione. Se però qualcuno di voi ha maggiori informazioni ufficiali al riguardo, me lo dica qui nei commenti. Arricchirà sicuramente la community di appassionati e potrebbe sfatare un mito solo occidentale che è tramandato da forum a forum fino ai giorni nostri. Torniamo a guardare il lato A dell'orologio. La ghiera, in acciaio satinato opaco, non riflette o sbrilluccica come i moderni inserti in ghiera ceramica e offre un tocco vintage davvero splendido. La cosa positiva è che riprende il vintage, ma considerando le tecniche moderne, grazie ad un trattamento che ne aumenta la resistenza ad urti e graffi. Questa è la strada giusta per chi vuole celebrare un modello del passato, non trovate? Riprendere fedelmente alcune caratteristiche, ma aggiornarle con la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione. Vetro zaffiro, coglive bombatura, trattamento antiriflesso. Beh, dal punto di vista estetico si tratta di un orologio splendido e al quale non si può davvero dire nulla. E anche la prova al buio toglie il fiato grazie alla lumibrite. Per chi non lo sapesse, la lumibrite è il materiale più luminoso e di maggiore durata rispetto alle vernici luminose convenzionali, utilizzato soprattutto da casa Seiko, che ne ha realizzato proprio la concezione. È una sostanza, tra le altre cose, priva di materiali radioattivi. Al di là della sua bellezza al buio, non sarei corretto se non dicessi che prendo il fondello di questo segnatempo, come ho visto fare nel video realizzato da Marco Bracca nella sua video recensione, che parte di quell'amore viene meno. Un fermo movimento in plastica e un calibro come il 6R35, secondo me, non sono degni di essere utilizzati su un orologio che costa a listino circa 1000 euro e nella versione braccialata 1250 euro. Tecnicamente il 6R35 è un calibro di manifattura di casa Seiko, quindi esclusivo, con molla di carica aggiornata, più sottile e lunga per aumentare la riserva. Questo rispetto al predecessore 6R15. 21.600 alternanze, fermo macchina, 24 rubini e una riserva di carica che, grazie appunto alle modifiche che sono state fatte sul calibro, è di ben 70 ore. Non è in queste caratteristiche che possiamo trovare di fatto difetti o osservazioni da fare al movimento, ma sulle rifiniture, ecco, lì qualcosa sì. L'importante, dal mio punto di vista, ed in generale, quando si sceglie un prodotto, che sia esso un orologio o qualsiasi altra cosa, è sapere cosa si acquista. Se poi si è convinti di premere il grilletto, allora basta farlo sapendo pregi e difetti di un modello che comunque, dal mio punto di vista, si lascia amare anche per quelli. Eccoci, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che la video recensione sia riuscita a donare un po' della bellezza
che ha questo orologio che una volta che avete al polso farete fatica a togliervi. Io, come ho già detto, l'ho acquistato e ho già avuto modo di darlo ad un'altra persona, una persona che segue il canale, che ringrazio per la fiducia che mi ha dato nel farmelo acquistare tramite lui. Dal mio punto di vista, se io gliel'avessi già promesso, l'avrei tenuto perché è davvero un orologio ben fatto. Il prezzo di listino è un po' alto, 1000 euro, si trova però facilmente tra i 750 e gli 800 euro, quindi da questo punto di vista si può dire che rispetto a quello che è il cosiddetto street price incontra comunque assolutamente i miei favori anche nelle varie rifiniture. L'inserto ghiera è splendido, il quadrante è davvero molto molto bello. Sono stato fortunato, non ci sono micro difetti o cose particolari da sottolineare, quindi questo è un ulteriore valore aggiunto, un ulteriore punto a favore del modello, che, come dire, a me davvero piace molto. Forse per me sarebbe stato un filo troppo grande, perché è vero che non è di una grandezza eccezionale, però veste in maniera un po' più morbida, veste un po' più grosso di quello che è. Niente di grave, insomma, dal mio punto di vista sta bene, però le anse molto allungate tendono a farlo sembrare un po' più grande. Diciamo così che su uno skin diver da 37 mm questo veniva ovviamente veniva meno, perché le misure già di partenza erano inferiori, arrivando come in questo caso a poco più di 40 mm, questo magari su qualche polso piccolo come il mio, che è da 16 e mezzo, diventa un elemento da considerare nella scelta. Ecco. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che la video recensione vi sia piaciuta. Vi ricordo i canali dove potete entrare in contatto con me: Instagram, il canale Telegram, insomma, un po' tutti. Ve li lascio qua, ve li lascio anche sotto nella descrizione dell'orologio. Vi saluto. Vi ringrazio per aver visto questo video e vi auguro una buona giornata.